È stato firmato nei giorni scorsi e presentato questa mattina in conferenza stampa dalla CGIL e dalla FIOM di Macerata l'innovativo accordo sottoscritto tra la RSU aziendale e l'azienda Nuova Simonelli SPA con sede a Belforte del Chienti. In collegamento telefonico Daniel Taddei, segretario generale della CGIL di Macerata. Di cosa si tratta? È stato sottoscritto l'accordo con la Nuova Simonelli SPA e la RSU dell'azienda della FIOM di Macerata. Questo importante accordo, in primis perché quando si firma un integrativo di questi tempi è sempre una notizia positiva, ma entrando nel merito, l'importanza di questo accordo è determinato dal fatto che i lavoratori interessati è tutta la platea che interviene nell'azienda, quindi ci sono anche i lavoratori precari, i lavoratori a tempo determinato, quindi, e anche i lavoratori interinali, non solo chi ha un contratto a tempo indeterminato. L'importanza poi del premio, oltre alla platea, è fatta da come è costituito il premio, perché ci sono tre importanti parametri che interagiscono tra loro. Il primo è l'incremento del fatturato, il secondo è l'indice della qualità del processo che tende a diminuire i difetti e rendere sempre più efficiente la produzione. Il terzo sono le assenze del lavoro. Questi tre elementi, quando interagiscono in maniera ottimale tra loro, possono portare anche a un premio di 2.000 euro l'anno. Nel momento in cui questi parametri non raggiungono l'ottimale, ci sarà una decurtazione progressiva. L'altro aspetto che però voglio sottolineare particolarmente e che rende veramente innovativo questo accordo è il coinvolgimento dei lavoratori. Infatti è previsto un gruppo di lavoro per l'organizzazione paritetica che è composto dai componenti dell'RSU aziendale e da un responsabile dell'azienda. Questo gruppo di confronto andrà a analizzare le varie problematiche organizzative e produttive dell'azienda, quindi anche a seguito individuare quali sono le misure per poter migliorare e intervenire sulle criticità, tutto al fine di poter rendere migliore l'ambiente lavorativo e rendere ancora più efficiente la produzione. Questo è un tavolo molto importante, è una delle innovazioni che ci sono nel campo anche nazionale, è uno dei primi accordi integrativi aziendali che lo prevede.